un'esperienza di primitivismo mediterraneo sentito e ricreato, Manzù avvia nel 1929 un discorso grafico che sembra svolgersi come sul versante in ombra dello scultore. E questo per il suo carattere schivo, per la rarità delle incisioni e degli esemplari, mantenuta quasi in contrasto con le percezioni universali che vi si trovano. È un discorso in sé concluso o non più che parallelo a quello plastico. Il rapporto con le sculture mostra ciò che vi è di altro, le ragioni ulteriori affidate al bulino e alla morsura. La rappresentazione in formato e in superficie consente a Manzù di fermare equazioni di luce e ombra nel continuo trascolorare dello spazio per i mutevoli equilibri dei due elementi. Consente di caricare il segno e l'esecuzione di istantaneità, di evocare il gesto delle madri ispirate dalle georgiche, nelle quali rivivono i miti della rigenerazione e della vegetazione. La persistenza e i ritorni di alcuni temi suggeriscono l'idea di un'orbita compiuta da Manzù intorno a un centro stabile, che è il miracolo della vita, serenamente contemplato. I suoi momenti archetipici vengono nominati e illustrati nelle madri, negli amanti, nei pastori, negli animali, nei fiori, ridisegnati con allusiva cura. Insieme, essi formano un inventario, una ricognizione condotta da un angolo visuale panico che mira a recuperare all'uomo la natura, che è sua parte e di cui egli è parte. L'Eden, rivendicato al di là del tempo, in nome di un'armonia da rinnovare, vede levarsi contro, come un'ombra, il suo opposto. L'uomo è anche termine di un rapporto drammatico con le cose. Viene scoperto o inventato il dolore. Alienato dalla sua natura profonda, spinto alla deriva nella storia, l'uomo si sente sovrastato dal mistero e cerca fuori e al di sopra di sé il senso della propria esistenza, la chiave del perduto accordo con gli altri esistenti. L'occhio di Edipo guarda per tutti. Vi è riflesso l'enigma del male che infine egli ardisce fissare e l'orrore della scoperta. Sopravvenendo la coscienza della caduta, si interrompe l'ultimo contatto e l'uomo si fa naufrago su un pianeta buio. Manzù ravvicina il senso della sua visione rappresentando la violenza dell'uomo sull'uomo con chiari riferimenti storici e di nuovo nelle forme lo rende cosmico in un contrappunto a versi di Quasimodo su impiccati e su donne che sopravvivono e a cui solo resta la lentezza di un sorriso. La natura estende una sua fresca propaggine e visita lo studio dell'artista. La fine del viaggio intorno all'uomo si salda col suo inizio, che è l'arte stessa. Manzù si interroga sull'atto primo ed essenziale per scrutare in sé la radice e i modi del dramma della conoscenza, per vivere e scontare la sua quotidiana passione. La contemplazione contempla se stessa. Il pittore e la modella costituiscono un tema che ricorre nell'opera in modo da annullare ogni cronologia,
e che negli ultimi anni si è ripresentato con frequenza quasi assolutizzandosi. Ed è come se l'intera opera tendesse a concentrarsi sulla sua matrice. Rappresentano il binomio universale. Il pittore ha di fronte nella modella il reale e si propone di conoscerlo, volendo pervenire a una condizione nella quale l'io e il non io non si distinguano più, l'arte riassunta dalla tela. Si riconosce l'intenzione di un colloquio intenso, taciuto o vivo, con un muto trasporto, un gesto preliminare che accenna a contornare la donna, la natura, che nella sua bellezza si espone, ma immobile. Gradualmente ogni connotazione provvisoria, ogni squama permeata di tempo, cade. La nudità è qui significante oltre la tradizione, e facendosi totale o parziale, riferendosi ora all'uomo, ora alla donna, indica una crescente illuminazione della mente e insieme con il mutare delle positure e dei piani crea un complesso movimento declinato dalle diverse incisioni al limite della successione, che è furore per una verità che traluce e ritorna nell'indistinto. In un altro tempo, il pittore accoglie la modella sulle ginocchia, davanti alla tela, trasfigurando a volte in Manzù stesso, il quale è coinvolto nei rituali conoscitivi e con l'autoritratto sembra volerlo chiarire per un'ansia di partecipazione che gli fa apparire inadeguata la figura atemporale che sta per lui. I grigi e i chiari dell'acqua tinta ritmati sui corpi nudi, le fughe intersecate e tornanti delle loro linee realizzano una parvenza di fusione tra le due monadi. Con un atto che richiama la mediazione dell'amore, il pittore si riconosce nella modella e, togliendola dalla sua fissità di oggetto, la eleva a soggetto. Il tratteggio, intanto, ora si addensa sull'uomo, ora si sposta sulla donna, decresce sul corpo dell'uno e sale su quello dell'altro. Un corpo si concreta nella sua fisicità, come divenendo concentrazione d'una materia da cedere. L'altro si svuota restando nell'aria in un segno di larva, come se la sua materia l'avesse tutta ceduta. L'ideale iter che è dato leggere in questa epica, che ormai ha 40 anni di canto, ancora e sempre culmina nel punto dell'universo che sta tra le mani dello scultore, nello spazio dove compare l'Aleph, il breve spiraglio sulla vastità del tutto, dove sorge il terzo tra la modella e il pittore, e l'uomo e la natura, la sintesi, il ritratto, la statua. Il busto di Inge è una splendida goccia di condensata materia cosmica ed è l'istante materializzato in cui è stato raggiunto il cuore delle cose. Ma l'arrivo è una nuova partenza. La certezza è certezza di un istante. Mobile e meravigliato, il pittore torna a interrogarsi su una natura che gli è nuovamente di fronte, su una vita che riprende a fluire, consumando infiniti volti. La Sfinge si mostra ancora, reincarnandosi dalle ceneri del fuoco della ragione. Un demone abita il mondo greco e Manzù olimpicamente lo indaga. La verità va conquistata ogni giorno per tutti i giorni della vita.